Siamo davvero fortunati che sia ancora qui. Così i genitori di una bambina australiana di appena un anno denunciano quello che appare un grave caso di malasanità, portata al pronto soccorso di un ospedale del Queensland con sintomi come vomito e difficoltà respiratoria. La piccola Amity Buchanan è stata visitata da un medico e poi rimandata a casa senza nessuna terapia, ma in realtà aveva ingoiato una batteria tampone che le è costata una lesione da bruciatura da acido in gola lunga circa 8 centimetri. Il giorno successivo la piccola però si è aggravata e dopo un consulto col medico di famiglia i genitori sono tornati in ospedale con la richiesta di una radiografia che ha evidenziato la presenza della batteria tampone in gola. Solo a questo punto Emity è stata sottoposta a un intervento chirurgico d'urgenza per rimuovere la batteria. Se il dottore avesse fatto subito la radiografia in quel momento, probabilmente sarebbe felice e in salute a casa in questo momento, denunciano i genitori che parlano di incuria e sono pronti ad agire per vie legali contro l'ospedale. Dall'ospedale spiegano che la bimba al momento dell'arrivo in pronto soccorso non aveva gravi sintomi e i genitori avevano ipotizzato potesse aver ingerito polistirolo, che non sarebbe apparso in una radiografia.